Allora, amici di Animal Arts, siamo qui nella nostra sede, come avete visto, il nostro piccolo striscione. Che dici, Nico? È piccolo lo È striscione. piccolo, è piccolo. Allora, noi volevamo parlarvi di una cosina che forse avete visto già nel nostro post. E Nico ci spiega di che cosa stiamo parlando. Ok, è stata una sorpresa anche per noi, abbiamo solo fatto una diretta semplice, molto tranquilla, di un videogioco che negli anni 80 e 90 ha fatto la storia. Ok, Certo. stiamo parlando di Bubble Bobble. Ho detto tutti, comunemente detto bolle bolle. Che dire, penso che chiunque di noi nei bar e al coin up abbia fatto almeno una partita con le famose 200 lire. Io, Certo. ragazzi, me lo ricordo. Ci avrò speso sì e no tutta la pensione di mia nonna a quei tempi. No, veramente, perché era un gioco che nella sua semplicità era qualcosa di eccezionale. Bene, mi avete chiesto con tanta enfasi di fare uno speciale ed eccoci qua a fare lo speciale su Bolle Bolle. Volevo, per questo volevo salutare il nostro amico Pietro Peciu. Scusa, sono giunto un lapsus. Proprio perché era partita da te la richiesta, poi hanno seguito tanti altri. Anche un saluto da parte nostra a Pietro. Ciao Pietro. Ok, vai, dici Allora, allora. semplicemente intanto iniziamo da una cosa semplice. È uno dei primi platform. È uno dei primi platform a scorrimento, quindi è una cosa molto basilare per il tempo. Che dire, nascondeva bolle bolle, nascondeva una miriade di segreti, piccoli, semplici. Esempio, uno fra tutti all'inizio, quando sul coin up presentavano la sigla iniziale, c'era un piccolo trucco che tutti sapevamo. Ed era destra, Sì, ma tatti, chi l'aveva tasti. scoperto ci aveva speso davvero lo Sì, stipendio, perché però a quei tempi non c'era all'epoca. internet, però Esatto. era una semplice combinazione di tasti e di mosse destra-sinistra e ti dava le vite, la velocità e le bolle lunghe e veloci. Che la Quindi, nostra console non ce lo fa fare, no, perché perché già parte, ovviamente ce già l'abbiamo di parte già, che sono infinite, è che ovvio. sono infinite. Altro piccolo trucco era alla fine di ogni, diciamo, schema, se le ultime due cifre del punteggio erano uguali, dava un bonus a seconda del punteggio. Ah, ecco. Potevano cadere gelati, panini, quello che era. Comunque era un buono. Oltre a questo, dovete sapere, cosa molto importante per l'epoca, che Bolle Bolle fu uno dei primi platform editi dalla Taito ad avere i finali alternativi. Voi Ah. direte, com'è possibile? Sì. Dopo averci speso qualcosa come 20.000 lire in pezzi da 200 lire, forse lo riuscivi a finire, e lui ti diceva: questo non è il vero finale. Ah, ecco. Infatti arrivavi in fondo, vero, liberavi le ragazze, ma non succedeva niente. Ok. Quindi dovevi rigiocarlo perché si sbloccava una modalità chiamata Super. Super, che direte, erano più veloci e oltretutto i nemici sparavano. Ah, ecco. Quindi se riuscivi dopo altre 30.000 lire, perché ce ne voleva assai di E più, qui siamo già a 50, ragazzi, 50.000 lire una volta era tanta roba. finirlo in modalità super, avevi il vero finale. Il vero finale era veramente qualcosa di grandioso, perché in quel periodo avevano già pensato ad una trama. Perché i due draghetti sono stati trasformati da due ragazzi in due draghetti, uno blu e uno verde, da un cattivo che te non sapevi chi fosse. Bene, con il finale alternativo del secondo veniva a scoprire che i cattivi che avevano trasformato i due ragazzi erano i loro genitori, Ah, ecco. perché contrari alla loro relazione con queste due ragazze. Infatti, finendolo nella modalità super, vedrete che i due draghetti si ritrasformano in umani, si sposano con le ragazze e i loro Ah, ecco. genitori li fa vedere che vengano, non so, si sa, arrestati o finiti, non lo Ah. so. Comunque questi erano i finali alternativi. Che dire? Quindi praticamente, ragazzi, cioè io non lo sapevo proprio perché Bisogna io, essere nerd. no, io avevo un altro gioco che con 200 lire riuscivo a giocarci una giornata intera. Difatti mi veniva a cercare sempre mia madre con lo scopettone, poi oltretutto entrava in sala giochi con lo scopettone. Io, sì, erano bellissimi quei periodi. Sì, questo si è un po' perso, diciamo. Però ecco, non sapevo che alcuni giochi nascondevano, vedete,
cose che uno non dà per scontato, cioè sono cose che venivi a No. sapere dopo che avevi giocato veramente tanto, tanto, tanto. E quindi, ma che dire, io direi ora di passare a giro la telecamera e vediamo un po' un attimino Perlomeno sì, almeno la musica alcune, facciamogliela certo, ora sentire. vai, parti, ora si sentirà la famosa, eccola qui, alziamo un pochettino la console che ha un Volume. volume suo. Ragazzi, sta console è fantastica. Ecco che è partita la musichetta di Bubble Bubble o Bolle Bolle, come lo chiama Nico. E vi faccio vedere un po' qualcosa di quello che stiamo combinando. E mi raccomando, fateci domande e noi cercheremo di rispondere, di rispondervi. E ovviamente per quello che possiamo nella nostra, diciamo, Wikipedia di Bubble Bubble, Allora, che è. quando il conte girerà il telefono, Eccoci perché sta qua. finendo il tempo, Ecco qui. ad esempio, ho appena finito il primo schema che è la base del platform. Ora io con il secondo vi farò vedere il trucco delle ultime due cifre del punteggio uguali. Allora. Aspetta, allora che vedo tutto sfocato. Scusate, sono ritornato io. Perché non riesci a ingrandirlo? Ok, eccolo qua. Allora, vedete Mi allontano un po', Nico, perché sennò non riesco a prendere il televisore. il punteggio 23.660. Adesso farò delle bolle a vuoto in modo che adesso scoppio e lui mi dà la birra come bonus di gioco. Ah, ecco. Te mi raccomando, sempre con la birra, perché. Sì, ma forse sarà un caso questa anche perché. Comunque il gioco è questo, cioè è uno dei giochi talmente semplici, talmente immediati, che fece un successo talmente grande. Altra cosa che mi sono dimenticato, le lettere. Una volta costituita la scritta Extend, il videogioco va in una sorta di, come posso dire, di schema bonus dove ti regala una vita. Pietro sta piangendo per la musichetta. Pietro, stiamo Immagino. piangendo anche noi, non ti Vedo preoccupare. Pietro quante volte al bar, mi immagino, Sì, eh. penso che anche lui abbia speso un capitale al bar. Dire, io questo gioco lo potrei fare per ore e ore e non mi verrebbe mai a noia, nonostante abbia, si parla del 1986, eh. Eh già, perché ragazzi, questi siamo nel 1986, quindi era già un'evoluzione dei coin-op già abbastanza grande. Se voi pensate che eravamo partiti con praticamente le due stecche con la pallina, il famoso Pong, eravamo già a questi livelli nel 76 e nell'86, cioè 10 anni dopo, già avevamo un videogioco plataforma che in poche parole impegnava tanto, e la programmazione penso che ce ne sia stata tanta qua dietro, o sbaglio, Nico? Poi questo platform qui è uno dei primi a scorrimento. Certo. Ok, quindi dici. Comunque, noi volevamo sapere se ovviamente avete qualche commento da fare. Noi siamo qui, siamo in diretta, vi facciamo vedere un po' una partita fatta da Nico. Sì, ora non sono ancora un campionissimo, però prima Che almeno i primi 20 schemi riuscivo a farli, ora. volevo provare a sfidarlo anch'io, ma niente da fare, io non riesco a stargli dietro. Poi che dire, cioè, in quegli anni, ragazzi, io mi ricordo proprio le sale giochi, c'erano affollatissime. Io mi ricordo che per giocare a questo gioco si doveva fare la fila al bar dove stavo. E io stavo in un piccolo paese, eh. Certo. Pensate a chi abitava nelle grandi città, avevano due sale Ecco, e giochi. difatti ti stavo dicendo questo, nelle sale giochi grandi, per esempio di Roma, c'erano 4, 5, 6, anche 6, 7 macchine di Bubble Bubble, perché era una cosa veramente, se no dovevi fare delle file megatontiche per giocare, anche perché con i famosi trucchetti c'era gente che ci stava ore Poi pensate a 200 lire, 200 lire. e ore. Qui leggo che Pietro, 50 anni c'avevi, Pietro? No, io ero un po' più grande di te, purtroppo.
Comunque Pietro, potremmo invitarlo ora appena inaugureremo la sede a fare un doppio con me a Bolle Bolle. Ecco, quindi Pietro, qui c'è il nostro Nico che sta dicendo che praticamente ti sta sfidando a Bubble Bubble nella nostra sede, quindi quando faremo l'inaugurazione della nostra sede, perché vi do un bel anticipo, avremo una sede ufficiale proprio di Almilam con tanto dei videogiochi incorporati. Incorporati, sì. Ok, allora vedete intanto che Nico si è fatto mangiare una bella vitozza, perché giustamente non sempre si riesce a ricordarsi proprio tutti gli schermi. È difficile, tutto qua. Intanto si è unito anche Fabrizio. Ciao Fabrizio, il nostro amico Fabrizio Tonietti, mitico cosplay di Ralph Super Maxi Eroe e dei Visitors, che erano in tema di questi nostri tempi. Cioè, io credo che in questi anni, quando i videogiochi erano veramente belli come questo, c'era anche soddisfazione dello stare insieme, certo, scambiarsi idee, dire ma qui ho fatto qua, prova a fare così, entra lì, non fare quello. Sì, che poi mi ricordo che c'era sempre quello che ti si metteva vicino al giochino e ti diceva no ma fai così, no ma fai così, e tu ti giravi e dicevi gioca te. Esatto, perché prima c'era aggregazione, certo, con i videogiochi, perché era tutto un consiglio. Adesso invece tutto si rifà sempre. Anche se a Roma ci scappava la rissa, eh? Però sai, era un po' più rissosi. Io credo sempre che sono cose tra le più belle che ci siano state. Sì, 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 io penso che come la musica degli anni Ottanta, i giochi, l'evoluzione dei giochi. Ma io che dire, anni 80 è qualcosa. Io vorrei solamente dire una cosa a chi ci segue. Credo che quando. Credo che quando si toccano questi argomenti come videogiochi vecchi, penso ad ognuno di voi vi vengano dei ricordi. Io quando sento la musica. Aspetta che Fabrizio ci ha fatto una domanda. Allora, giocate solo a questo gioco? No, Fabrizio, ora ti saluta. Salutalo. Stiamo facendo la recensione di questo gioco. Abbiamo detto già nel blog precedente che faremo vari vlog su vari, diciamo, giochi più famosi degli anni Ottanta, che sono presenti nella nostra console presa per l'associazione, la nostra Pandora. Che dici, Nico, com'è la Pandora? È un bello oggetto, è un oggetto che ti regala emozioni, perché io sentendo questa musica e giocando ho i ricordi di quando andavo al bar con gli amici e di quando mia nonna mi chiamava spudoratamente. Anche perché la nonna lo chiamava anche per dirgli ridamme la pensione, perché l'aveva spesa tutta nei giochini. Ok ragazzi, vorrei fare un ultimo appunto. In Bolle Bolle, quando arrivavamo al livello 20, 30, 40 e 60, se lo riuscivi a completarlo senza morire, ti dava un bonus in una camera dei diamanti, dove facevi tantissimi punti per riuscire poi a vincere delle vite. Quindi ecco un altro trucchetto, che io per esempio proprio ero proprio completamente all'oscuro. Sì, arrivare allo schema 20 e finire, allora, senza morire ti apriva la casa segreta. Il nostro presidente ha detto che dobbiamo distruggere la console, perché ha detto giocate a 88 game. Ragazzi, 88 game, se vi ricordate, era il famoso Olimpiadi, no, che era lo spacca joystick. Potremmo farci una partita anche ora, nessuno ce lo viene. Allora, quello forse sarà l'ultimo gioco che censiremo, quando la console sarà ormai vecchia ne compreremo un'altra, perché io non me la sento di giocare a 88 game. Più altro con questo freddo. Però insomma, ragazzi, io che vi devo dire? Bolle Bolle è un mito e rimarrà sempre un mito. Possono fare picchiaduro, possono fare PlayStation 15, Xbox 20, ma Bolle Bolle non ha uguale. Allora, partiamo già dal presupposto che io all'epoca, ragazzi, avevo il mio primo Commodore VIC-20, che poi sono passato all'evoluzione, il Commodore 64, che per giocare a questi giochini, caro Nico, mamma mia, non me lo dico, dovevi caricare una cassetta
che dopo 20 minuti che avevi caricato la cassetta ti scriveva puntualmente syntax error, che significava che praticamente tu eri stato 20 minuti a guardarti questa cosa che non aveva caricato praticamente la mazza. Mi ricordo delle ore interminabili con quel registratore. Abbiamo entrata anche Romina, ciao Romina, che scrive bei tempi. Romi, il tempo passa però, eh. Basta voler rivivere quei tempi, non sono mai finiti. No, diamine, per carità. Sempre. Io noi ho siamo... imparato che le cose belle basta solo volerle. Poi comunque abbiamo scoperto che Nico è multitasking, riesce a giocare impegnato e riesce anche a parlare, ragazzi. Ora vi faccio vedere l'espressione di Nico quando gioca. Ora sono impegnato. Che è una cosa veramente, ora sta nel clou. Ora se io non l'ammazzo questo, mi arriva la ballena e non ci facevo fatta. Volevo arrivare allo schema 20 per farvi vedere la stanza segreta. Allora sono al numero 17 e forse ci riesco. Questo è difficile. Ok, ora torniamo allora a vedere cosa sta combinando Nico. Ecco, sei tornato per vedermi morire. Insomma. Allora, il presidente sta dicendo che se dopo che hai fatto vedere un po' di cosette, mettiamo Ghosts and Goblins. Ok. Ragazzi, sicuramente. Ma guarda, esco subito e vado a cercare Ghosts and Goblins. Pietro, mi dispiace, ti ha tolto buble buble. No, va bene, ma sicuramente Pietro apprezzerà anche questo. Diamine, anche perché questo è un altro pezzo di storia. Credo che siamo anche qui intorno agli 86-87. Allora, qui mi sembra che è questo qui, Ghost and Shot. No, questo è il 2. Sì, vabbè, facciamo vedere. Perché ragazzi, la Pandora carica anche i cloni, quindi praticamente non tutti i giochi hanno il nome che noi conoscevamo. Capito? Beh, che dire, questa schermata? Allora, questa è Ghost Goblins 2. Se in bolle bolle avete buttato 20.000 lire, qui ce ne buttavate il triplo. Anche 40-60, perché questo era difficilissimo. No, ma questo è già il 2, quindi è ancora più difficile del primo. Però anche qui c'erano dei trucchetti, non so se li sai. No. Allora, se tu ti sposti su una tomba e spari in continuazione, appare il mago che ti trasforma in una ranocchia. Senti là. Non mi chiedere perché ti trasformava in una ranocchia. E perché mi spero? Però questo è il 2, non so se aveva. No, qui esce da qua il mago, eccolo. E no, questo ragazzi ci ho giocato pochissimo, quindi non so. Tu Nico, no, ne sai qualcosa? So. Questo era difficile a prescindere, questo qua. Allora, se ci dite qualche altro. A questo punto, invece che fare uno speciale su Bubble Bubble, stiamo facendo un po' di... No, facciamo uno speciale sulla Pandora. La Pandora regala soddisfazioni immense, vedete? Comunque, torna un attimino al menu. Sono diventato un vecchio, avete visto? Sì, che nel primo invece Ghosts and Goblins rimaneva in mutande. Rimaneva in mutande. Allora, qui vedete che c'avete una serie di opzioni. Ovviamente i giochi sono... con nomi diversi, quindi anche cercare il fermo qui. Allora, questo è un altro pezzo di storia. Comunque, vi dicevo, i giochi, siccome sono, è vero che sono 2555, ma sono praticamente ripetitivi perché ci sono anche praticamente i cloni. Ecco, qui abbiamo anche la pubblicità che appariva sulle varie console. Questo è Golden Axe. E penso che anche questo l'avrete riconosciuto, era della Sega. Notate la grafica rispetto al mondo, certo, ovvio. Noi ci morivamo con questi pupazzetti proprio. Io prendevo sempre la ragazza, però, perché mi sembrava più combattente. Più questo fu anche dei primi giochi violenti. Sì, diciamo che era insieme al Altered Beast, che era un qualcosa. Non proprio violenti, erano più che altro, anche se pensi che al cinema c'era i Guerrieri della Notte, i Guerrieri del Bronx, c'erano certi film veramente trash. Vorrei sentire, se sentite gli effetti delle uccisioni fantastiche. Aspetta, Fabrizio chiede, ma c'è qui quel gioco del maiale?
Mi sembra. No, Fabri, non me lo ricordo sto gioco, però penso di sì, non lo so, perché io ho trovato un giochino, caro Nico, mentre testavo la console, non so se te lo ricordi, di quel pulcino che stava con i palloncini. Dio, Rendo Island. Bravo, che era anche quello un qualcosa, esci da sto gioco perché è orribile. Come orribile? Va bene. Anche qui penso c'erano tante, comunque su alcuni ci dobbiamo informare anche sui vecchi trucchi, vecchi cosi, eccetera. E mi diceva, la musica di Gossip Globin era divertente sul Commodore, se non sbaglio. Sì, sì, beh, certo, perché sul Commodore praticamente aveva il sintonizzatore, se non ricordo male, perché non mi ricordo se era sull'Amiga o se era sulla Commodore 64 per all'inizio. Il sintetizzatore vocale lo faceva la ditta che poi l'ha fatto poi per tutti quanti gli altri PC, era la Dammi una mano. Non te la ricordi tu? Io sono ignorante in materia di computer, io ci giocavo e basta. Sì. Ora scusate il mio blocco di memoria, ma purtroppo sapete anche l'età avanza. Vabbè, vogliamo parlare di un altro mito, no? Fabrizio sta dicendo, vedo se trovo il nome, ma io sinceramente il gioco di quel maiale che doveva ammazzare chi? Non mi ricordo. Non riesco a far cadere i lupi. Mi sembra di ricordare che fosse così. Ma questo chi se lo ricorda? Fabrizio, il nostro visitors. Allora, scusate, sto rimettendo un po'. Ecco qua. Questo è il mitico. Toki. Se vi ricordate Toki, la famosa scimmia che sputava le palline. Scusate, stavo dicendo un'altra cosa. Io penso che anche qui ci ho buttato qualche 200 milioni d'euro. Anche perché se erano 200 milioni di vecchie lire, mio padre mi ammazzava. Comunque anche Toki è una pietra dei videogiochi. Ora ragazzi vi stiamo facendo vedere alcuni giochi così in fretta, velocemente, ma poi dopo faremo anche speciali specifici per i vari giochi, anche perché faremo penso che con 2555 giochi, non lo so, faremo roba come 2000 dirette, tantissime dirette. E comunque, cioè, parte comunque, divertimento, tutto cioè, questo è proprio un pezzo di storia, non c'è niente da fare. Lo potete anche trovare nello spettacolo che portiamo avanti noi di Allianz. Esatto, Anni, perché di fatto io stavo dicendo proprio questo, perché ragazzi, noi con gli anni 90 vi facciamo fare un salto nel tempo proprio negli anni 80-90. Quindi quando ricominceremo e ripotremo fare, diciamo, eventi, spero verrete a vedere il nostro spettacolo che si chiama 90. Qualcuno l'avrà anche visto. Che qualcuno avrà già visto, esattamente, sa di che cosa stiamo parlando. Io che ha incantato che tanta gente proprio perché abbiamo fatto fare i salti nel tempo, come lo stiamo cominciando a fare ora con queste cose qui. Comunque, ripartendo, allora, Pandora comunque è un pozzo. Aspettate, di ragazzi, ora vi faccio rivedere la console. Allora, qui intanto qualcuno ha visto le dirette, ha visto che ci sono degli oggettini e avevo detto, guarda che c'è anche un Enterprise, ma mi è crollata sul tavolo. Comunque va bene, questa è la nostra Pandora. Allora, intanto Fabrizio ci ha trovato il nome che dovrebbe essere Poyan. Vediamo un po' se lo trovi, Poyan. Come? Aspetta, con due O, Poyan. Proviamo a scriverlo. Vediamo se c'è qualcosa. Due O. Poyan. Eccolo là, c'è, eccolo lì, è l'ultimo. Eccolo lì. Fabrizio, dici se è questo. Aspetta, lo carichiamo, sì. Fabrizio. Sì, sì, è questo qua, è questo qua, perché vedo, ho già visto il maiale appeso. Per giunta è anche un 1982, e questo direi, è della Konami 1982, sì, eccolo qua. È un maiale stile Hello Kitty. Sì, forse
ecco i lupi, sì, che diceva, eccoli qua. Aspettate Ora io però non... che allargo un attimo lo zoom. Fabrizio, non sappiamo giocarci, quindi stiamo andando a naso. Ma credo che dobbiamo buttarci i lupi, sì. Prima che vadano a acchiappare gli altri maialini che sono chiusi in casa, eccoli lì sotto, li vedi? Quindi tu devi evitare che i lupi arrivino giù. Ecco, la grafica, ragazzi, questa qui era il massimo che potevamo avere negli anni 80, 1982, perché stiamo già parlando di un'evoluzione. Il bidimensionale era un qualcosa di... Comunque ragazzi, cioè, sono quei videogiochi che hanno fatto storia, eh. Sembra un antesignano di... sì, Angry Bird, se non mi ricordo male, era quell'altro del... Angry Bird, lo possiamo andare a vedere, credo che sia quello Scusate, ma cominciano a tremare un pochettino le manine, sapete? L'età. Allora, quello che dice... Questo è il primo Ghost in Goblins, guarda. Eccolo qua, abbiamo trovato il primo Ghosts and Goblins, che si chiamava Ghosts and Goblins, infatti. Cioè, perché non ho capito Allora, perché non te lei l'ha trovato dice come prima. l'ha chiamato Angry No, ritrova Ghosts and Goblins, facciamo vedere un attimino l'originale, il primo Ghosts and Goblins, che dovrebbe dare l'anno. Non lo trovi già più, eccolo qua. Vediamo se ci dice l'anno, perché Ghosts and Forse Goblins... '84 era. Ma siamo sempre su quegli anni lì, 82, 80... Non ce lo dice perché parte... Allora, 85. No, 85. 85. Eccolo Cioè, qua. era fantastico, eh. Ora piange il presidente perché... Sentite qua. Ecco, continua a sparare, no, continua a sparare che esce il coltello e trasforma in una ranocchia, guarda, eh. E devi sparare proprio veloce, devi sparare. Continua così, eh. Vai, vai. Eccolo, guarda, ora ti trasforma in una ranocchia, vedi? Sarta, sarta. Mi divertivo troppo Cioè, quando mi il trasformava. presidente mi ha fatto morire praticamente, Attento al biberone là sopra. Ecco, qui diventava in mutande. Ecco, come vi ripeto, no? Quanti ecco, anni aveva? il nostro presidente sta piangendo. Io a volte mi domando. Anche come sempre ci rifacciamo al discorso degli anni 90, una musica che può scatenare quei ricordi, no? In Certo. questo caso è quella di un videogioco, no? Allora, Nico, scusami, vorrei un Sì. attimino se blocchi. Ok, adesso mi devi trovare una cosa. Vai sulla ricerca, scrivi P O A cancella. O P E. Eccolo lì, prendilo. Ragazzi, questa era anche la nostra infanzia, perché qui avevamo i cartoni animati di questo personaggio. Quando uscì alla sala giochi, io sono diventato viola. Perché, ragazzi, era giocavi con Popeye, Braccio di Ferro, che era un qualcosa di eccezionale. Anche qui c'era un trucco, dovevi rimanere lì sopra, sparare un paio di volte a vuoto. E poi andare a prendere i vari cuoricini. No, sbrigati a prendere i cuori. Ok. Vai, oh, girati. Allora, scusate un attimo, ripasso passo la telecamera a Nico, così vi faccio vedere come si giocava a Popeye. Eh no, devi venire da qua però. Vieni di qua. Questo, ragazzi, ci ho buttato la bellezza di 10.000 lire al giorno per poter giocare a staffare. Vedi? Ora c'è, ok, ora però mi hai fatto passare ovviamente il giro perché, oh, scendi, scendi, Lui era quello che ci sapeva giocare. aspetta, fammelo ricominciare. Ok, già la musichetta vi dice tanto, no?
Allora, i comandi purtroppo non mi rispondono bene. Comunque, scopo del gioco era abbastanza semplice: raccogliere tutte le. Ecco qua. I cuoricini prima che toccano a terra. Ogni tanto esce la strega bacheca, si chiamava, se ve lo ricordate. Era la madre di Bruto. Comunque qui stiamo facendo dei saltini di difficoltà col quei cose. Perché non risponde molto bene. Bisognerebbe risucosarla, ma non abbiamo il tempo di riprogrammarla. No. Allora facciamo così. Un altro gioco, ragazzi, che sicuramente ricorderete la musica. Ecco, la cosa fantastica che c'ha questa console è che praticamente voi scrivete un nome, non ve lo troverà mai. Lo scrivete a cavolo di cane, ve lo trova. Questa è la magia della tecnologia. Sì, sì, no, è più che altro perché probabilmente le varie traduzioni, roba varia, infatti vedi che non lo trova così. Ma se lo trova, vediamo un po' con Jungle, perché molto probabilmente è in inglese. Noi eravamo abituati troppo alla nostra cosa in italiano. Eccolo qui, l'ho trovato. Ragazzi, questo era Jungle Hunt e questo era Jungle King. Vediamo un po' se essere Donkey Kong. Comunque, questa era la versione clone di Tarzan. E qui infatti si chiama Jungle Hunter, mentre quell'altro si chiamava Tarzan. Se hai fatto caso, io un commento di Fabrizio dice: sei tu che non sei capace, non dare colpa ai comandi. Confermo, Fabrizio, confermo, però diamo questa illusione. Eccolo qua. Anche questo, c'è comandi che non funzioneranno. Sentite, questa è la musichetta, era quella originale del Tarzan, ma non è Tarzan. La cosa più bella era quando dovevi andare a combattere contro i coccodrilli, che puntualmente il coccodrillo te se magnava. Senti là. Eh sì, perché non c'avevi la reazione. Allora, se riuscite a vedere la grafica, era completamente a quadratoni, 20 pixel. Sì. Scusate, c'è stata un'interruzione della diretta da parte di Facebook. Bisogna leggere di là. Devi leggere sul mio telefono. Bam, eccoci qua, ora siamo con i coccodrilli che fa ammazzarli, una cosa fantastica. Io mi ricordo ancora i giri, ma però come al solito non c'ho reazione. Ok, ripasso la telecamera in mano a me. Vai Nico. Ok, comunque dai, è stata una diretta ora abbastanza. Ok, comunque nella nostra sede di Alnam dilli di sì a Fabrizio, c'è anche Donkey Kong. Allora Fabrizio, te lo ricordi questo? Cercalo, ma non gli dico cos'è. Ah, ho capito. O anche Pietro, se ci sei sempre, perché non vedo più chi c'è online, non so perché. Vediamo se vi ricordate questo, ragazzi, che questo ha fatto veramente la storia dei videogiochi. Chi è che non ha giocato a questo? Vai alla Nel frattempo che Nico cerca ce l'hai già? Ok, eccolo qua. Ora ditemi chi è che non ha mai giocato a questo. Anche qui tante 200 lire spese, eh? No, anche di più. Manoschi, Double Dragon. Sì, c'è anche Double Dragon, da qualche parte c'è. Che si finiva un gioco con la gomitata. Sì, sì, quello ovviamente. Ora io questo l'ho fatto. Questo era un Super Mario, vedi? Comunque io vi faccio vedere una chicca degli anni 80, che è nella sede di Alnilam. Non so se li vedete, ragazzi. Qui abbiamo qualcosa come qualche pupazzetto di anni 80. La nostra piccola collezioncina.
visto che qualcuno diceva facci vedere i pupazzetti, vi abbiamo fatto vedere anche un po' di pupazzetti. Aia, aia. Io che dire? Ovviamente il nostro presidente dice io sempre giochi de botte, e quindi che andava a cercare Double Dragon, trova di Double Dragon. Ma che Double Dragon? Chi si va a cercare l'eccellenza. L'eccellenza del gioco sarebbe? L'eccellenza dei videogiochi di... no, di picchiaduro di quel periodo, si chiamavano così. È uno solo. Street Fighter. Ah! Che qui abbiamo le versioni plus 3D, ce ne stanno 800 miliardi di... Sì, però è meglio prendere la versione, aspetta, Dovrebbe essere la prima, ce l'avevi la prima? Lo proviamo a riscrivere se ci dà la prima versione. Certo, te l'aveva dato, ma siete che sei andato avanti, perché Nico con i tasti che non è facile, perché no, c'ha le manone... o sono poco sensibili come dice il conte. Ecco, ora mi dà la... ora dà la colpa lui ai cosi a... Eccolo là, Street Fighter Zero. Lo Zero è il primo? Sì. Non è no, il primo. Non è il primo. Vedi che non hai capito nemmeno te? Alpha 2. E ce ne sono veramente tantissimi, ragazzi. Ci sono tutti i cloni, tutti... Elisa dice io ero troppo piccola, giocavo già con Super Mario. Mario, sì, sì, ok. Quello non abbiamo la licenza sulla Pandora. Come no, c'è. C'è anche qui? Sì, sì. Vediamo se questo Street non è lo Street Fighter. Come no? 1992. Ma vedete che non è quello. No, forse no, questo è un clone. Non so proprio quale sia. Anche di Street Fighter ne hanno fatti veramente tanti. Io sto leggendo ora Street Fighter 2, c'è l'M2, l'M4, l'M5, M6, M7. Ma c'era Street Fighter e basta, c'era scritto. Ma non c'è. Come no? Stava in fondo, l'ho visto io. Eccolo lì. Sì, è quello che ho preso prima. No. Ma è un clone. No, è no, no, clone. Questo era quello originale. No, non è. Sì, tu hai visto già quello dopo. Questo è quello originale. Sì, guarda ma... l'anno. 87. Capito? Ma noi si vuole quello famoso Hadouken. Ah, e il 2 Turbo comunque c'era. Già il 2 Turbo è più difficile. Sì, ma già c'erano i personaggi che dicevi tu, tra cui Blanca, famoso Blanca. Vendiamone uno per far vedere. Qui nel 2 si potevano prendere anche i boss. Sì, è vero, Sagat, vero. Vega e certo. Mr. Bison. Vabbè ragazzi, io pensavo ora che, visto che abbiamo fatto la carrellata di un po' dei giochi, eravamo partiti per fare la recensione di un gioco, siamo andati a finire a tutt'altri giochi. Il nostro presidente dice Boni non litigate, ma non stiamo litigando, vedi che Nico sta giocando e sta prendendo gli schiaffi da solo, Nico. Non vedi mica per in giro? No, 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 per carità. Sei al che io. Ti è rimasto praticamente un filino di Ryuken. Utsui. Eccola, un'altra botta ti ha sfasciato. Sapevo che lo faceva. Eccola. Vabbè, io... Ragazzi, vi salutiamo. Ragazzi, è stato un attimino, un pomeriggio un po' Remember. Scusate, vedo che mi sa che la telecamera è rimasta quella ampia. E niente, rimaniamo così, che continuiamo a testare i giochi e in alcuni nostri faremo recensioni proprio specifica di un gioco, come abbiamo fatto oggi, ma poi dopo tanto si andrà a finire a vedere altri giochi, ovviamente. Che dirvi? Per ora un saluto a tutti. Vai Nico. Ciao a tutti. Alla prossima. E ci vediamo alla prossima. Ok. Ciao. Come si spegne? Non lo so.